Dalla Regione Toscana 1 milione di euro per migliorare la viabilità attorno alla stazione ferroviaria di Castelnuovo Garfagnana attraverso il prolungamento dello scavalco della ferrovia che si andrà così ad inserire con una rotatoria sulla strada provinciale. Attraverso questa nuova viabilità saranno collegate le aree urbane attraversate dalla linea ferroviaria Lucca-Ulla, dove si trovano la zona industriale, le scuole e gli impianti sportivi. Gli interventi sono stati illustrati dall'assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, che insieme al sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi e il senatore Andrea Marcucci hanno visitato l'area del cantiere. Questo è un intervento che di per sé consentirà di migliorare la qualità della vita dei residenti, perché ci sarà la realizzazione di piste ciclabili, pedonali e quant'altro, di migliorare la potenzialità dell'area industriale proprio qua a fianco della stazione, ma anche di migliorare la sicurezza in generale, perché ora capita che le ambulanze per raggiungere l'ospedale di Castelnuovo debbano fare a volte un giro più lungo per evitare quel passaggio a livello che sarà invece eliminato. E poi questo intervento si accompagna a quello del vicino scalo merci, dove al contempo la regione partecipa per circa 2 milioni di euro. L'inizio dei lavori per il prolungamento dello scavalco è previsto per luglio. Un'infrastruttura strategica importantissima che valorizza tutta l'area industriale, anche perché è il primo lotto di un intervento che rilancerà lo scalo merci e quindi tutta l'area industriale e le aziende che ne sono interessate. Nello stesso tempo la chiusura del passaggio a livello migliorerà la qualità della vita dei cittadini grazie a una riorganizzazione della mobilità intorno alla stazione. L'intervento della regione va a chiudere il cerchio dei lavori della nuova viabilità iniziati 2 anni fa e finanziati dal governo con 3 milioni e 600 mila euro, mentre RFI sta completando lo scalo merci. Poi qua c'è un progetto serio che nasce negli anni, complessivo, elaborato col governo, in parte finanziato dal governo, da Ferrovie, con la Regione Toscana che fa un intervento importantissimo e l'ente locale che da una parte ha la capacità di vedere il futuro, di fare progetti e di portare avanti i cantieri.